QDS.it, il sito internet del Quadrino di Sicilia, un'altra puntata con il nostro nuovo format QDS Pausa Caffè, e questa volta siamo con il deputato regionale di Forza Italia, Emanuele Caroni. Grazie dottoressa. Grazie a voi per avermi invitato, grazie. Ovviamente siamo anche qui con il nostro grande opinionista, il dottore Giovanni Pizzo. Grazie a voi. Allora, dottoressa, intanto partiamo con una domanda scontata, cioè siamo in un periodo di pandemia, la Sicilia sembra che un pochettino si stia rialzando. Cosa lascerà questa pandemia alla Sicilia? Come vedi il futuro? Ecco. Allora, sono almeno tre i punti di vista che, diciamo, sui quali io sto anche cercando di operare, nonché di anche esaminare. Allora, uno è il problema chiaramente sanitario. Questa pandemia ha messo a nudo una realtà sanitaria drammatica. La sanità in Sicilia, e devo dire forse particolarmente a Palermo, sconta almeno un ventennio di arretratezza. Non per causa delle professionalità, perché veramente io ho scoperto e riscoperto in alcuni casi veramente delle professionalità di grandissimo spessore, scientifico e anche umano. Ma ciò che veramente è carente è tutto quello che riguarda l'aspetto strutturale, nonché la burocrazia della sanità. Questo è un dato inequivocabile sul quale dobbiamo scommetterci, per chi ha un'età anagrafica, per cui, come dire, vuole continuare a fare politica, vuole continuare a vivere in questa terra, non può che essere il primo punto all'ordine del giorno della politica del futuro. E io su questo mi batterò, perché credo che sia diventato, ecco, veramente un mio pallino fisso, ed è una costante, anche perché la buona parte delle istanze che mi vengono rivolte sono legate a problemi, appunto, di difficoltà ad approcciare col mondo della sanità. Ed è incredibile, perché il diritto alla salute è una delle cose che, come dire, contraddistingue la società civile. Secondo aspetto, ciò che di questa pandemia noi avremo come ritorno è una situazione economica veramente grave. Il PIL ha subito un decremento così importante che, ovviamente, già da basi pessime siamo arrivati veramente al baratro. E il fatto che moltissime aziende non riapriranno più e che la situazione è davvero complessa, questo è ovviamente sotto gli occhi di tutti. Trovare metodologie e modi per non soltanto ristorare, ma per ripartire, passerà fondamentalmente da un utilizzo serio e mirato del recovery fund, perché su questo è ovvio che, diciamo, su queste somme dobbiamo pensare, perché immaginare che ci possano essere bacchette magiche onestamente, diciamo, è abbastanza utopistico. Ma su quello invece si può fare un ottimo lavoro, che non si perdano in mille rivoli di iniziative pseudo, diciamo così, puntuali, che poi non servono a creare un indotto. Allora io su quello devo dire mi sto battendo anche con le attività che faccio in Parlamento, non ultimo per esempio l'impulso importante di dare vita per esempio a un museo del Liberty, che significa turismo, che significa economia, che significa anche tutto un interland di attività commerciali, attività di merchandising e tutto ciò che la cultura porta con sé. Terzo aspetto non da poco, che è quello per cui io mi batterò in questi giorni, è dare anche al servizio sanitario la possibilità di avere un'assistenza psicologica. Questa pandemia ci ha dimostrato la fragilità di tutti noi, giovani in primis, ma anche non i giovani. Io ho proposto una norma, ma anche altri colleghi, altri partiti hanno proposto l'iniziativa. Io l'ho anche presentata nel prossimo disegno di legge che andrà in aula proprio nelle prossime ore. Un disegno di legge che in qualche modo, anche se è compresso in un articolo, parla dello psicologo di base, cioè inserire all'interno dei servizi essenziali appunto il servizio sanitario lo psicologo di base, al pari del pediatra di libera scelta, al pari del medico di base, perché oggi approcciare con un aiuto di tipo, ecco, psicologico e terapeutico diventa fondamentale. Primo, perché soprattutto nei confronti dei giovani abbiamo un obbligo morale, i giovani stanno risentendo tantissimo di questa vicenda, e devo dire che noi dobbiamo guardarlo al futuro, e se il futuro sono loro, in questo momento il futuro è messo veramente a rischio. Secondo, perché comunque economicamente una famiglia di quattro soggetti come fa ad affrontare economicamente una psicoterapia che chiaramente ha dei costi? E quindi questo io lo ritengo un elemento estremamente importante, una società con equilibrio, una società in cui si ripristina anche la capacità, ecco, di poter affrontare le difficoltà in maniera razionale, quanto più, come dire, elaborata, è un elemento così importante. Non voglio che sembri quasi un appello, come dire, alla sensibilità delle donne o di chi ha la sensibilità, è un tema anche sociale ed economico, perché chi non ha capacità di poter avere una serenità non può neanche produrre, cioè tutto questo si riverbera anche sull'attività economica e sul PIL di una regione. Quindi questi tre aspetti io li ritengo estremamente importanti,
Io personalmente mi sto battendo per questo. Poco fa citato il Museo del Liberty. Sì. Il dottore ha una domanda per questo. Sì. Allora, intanto questa tua passione per il Liberty non è nuova, cioè non è una passione, è un razionale impegno per costruire un percorso, come è stato fatto per l'Arco Romano, per un modello di architettura, un modello anche di sociale di quell'epoca, quella della Belle Époque, in cui Palermo era capitale. Tu sei palermitana profondamente, da molte generazioni, e abbiamo visto il degrado di questa città, cioè dall'esposizione universale degli inizi del Novecento ad oggi. Questa città, mentre alcune città sono andate in avanti, questa città è andata come il gambero profondamente indietro. Il tentativo del Museo del Liberty, che non nasce oggi, mi ricordo una sera in un bellissimo Salone Liberty di Piazza Borsa, un incontro fra te e Sebastiano Tusa, esattamente per lanciare l'idea di questo percorso del Liberty, in cui il museo nell'area dell'ex Villa Tagliella è un server, chiamiamolo, di sistema, a cui possono essere agganciate tante altre realtà per fare rivedere com'era Palermo ai tempi dell'Arte Nouveau. Questo percorso alla fine, dopo tante battaglie, perché avrei fatto molti interventi sia nelle varie finanziarie, sia in norme, altre norme, è riuscito poi a conclamarsi con un atto amministrativo che il Presidente della Regione, su tuo input, ha messo in delibera, e per cui nascerà questo Museo del Liberty alla Villa Elena. Ci vuoi spiegare un attimino questo percorso, dove può portare la città? Allora, innanzitutto devo dire che forse le radici di questa passione nascono proprio dentro la mia famiglia, perché io ricordo che nella notte del 59, quando Villa Delella fu abbattuta, un mio lontano parente si trovava a far parte proprio del Consiglio Comunale, nonché della Commissione Urbanistica, e quasi come se la storia si ripetesse, e si oppose fortemente a quella distruzione, che invece però inesorabilmente avvenne. Scusami, un parente del famoso architetto che era mio, sì, quello che ha fatto anche per esempio la stazione marittima al porto e altre opere in questa città. E poiché appunto la storia si ripete, quando si sono delle forti, diciamo, spinte di tipo valoriale, ecco, poi le cose tornano, io ritengo di in qualche modo avere raccolto un grido di dolore di questa città, che riguardava anche questo aspetto. Anche in Consiglio Comunale abbiamo discusso, abbiamo fatto addirittura una seduta di Consiglio Comunale dedicata proprio a quello che poteva essere la valorizzazione del Liberty, anche a costo zero se vogliamo. Quella è stata un'esperienza molto bella, l'abbiamo fatto in occasione del centenario della costruzione di Montecitorio, incredibilmente molti palermitani neanche lo sanno, è stato fatto proprio dal Basile. Per cui la capacità di portare fuori questa icona del Basile, che diventa anche un volano di economia, mi sembrava, come dire, un'occasione unica per poterlo anche concretizzare in un luogo fisico, peraltro un luogo degradato, perché oggi è sotto gli occhi di tutti quell'area che un tempo è stato un parcheggio, che peraltro invece è destinata a spazio museale, oggi diciamo vive nell'abbandono, cartace, è diventata addirittura la cancellata storica, viene depredata ogni notte, per cui i pezzi vanno via sempre di più, ed è diventata anche una discarica, e stiamo parlando del pieno centro della città di Palermo. Allora, è l'idea di ricreare in quello che è stato il cosiddetto simbolo del sacco di Palermo, ricreare invece un luogo dove si può fare cultura, dove si può comunque attrarre turismo, perché non è da poco l'idea che comunque un percorso di tipo Liberty, così come giustamente dicevi tu Giovanni, l'idea di far rivivere quella città, che è stata una città in cui venivano i mecenati da tutto il mondo, in cui Florio diedero vita dal nulla a grandissime grandi realtà produttive, mi sembra, come dire, anche l'evocazione di qualcosa di più. Ecco, si può cambiare, questa città può cambiare, vuole cambiare. Certo, oggi diciamo la paternità o i detrattori di chi vuole fare, purtroppo fanno parte anche della cultura palermitana e siciliana. Non si perdona, forse l'unico peccato, non si perdona il voler fare in Sicilia. Però sono convinta che non è del tutto così, perché le nuove generazioni ci stanno insegnando tanto. Oggi le nuove generazioni ci hanno uno stimolo fortissimo. Io sono mamma di una bambina di 12 anni e devo dire che questo stimolo nel vedere che il Palermo per loro dovrebbe cambiare, onestamente per me è una motivazione fortissima. Io ho fatto una battaglia che non è una battaglia in solitudine, perché quello che oggi manca alla politica è il confronto. Prima di questa iniziativa io ho dato vita a un percorso che precede, cioè un workshop con la cittadinanza. Questo è un elemento che non va sottovalutato, perché aver creato un momento di incontro con gli uomini professionali, con le associazioni, con i liberi, con l'università, ma anche con i cittadini che hanno voluto partecipare e dire la propria rispetto a come vedono questa città, è un elemento di democrazia che purtroppo oggi è quasi dimenticato.
Dico, ne abbiamo avuti esempi, a partire dall'ultima, quella della manifattura d'Abbarchi, per carità, intervento interessante, ma che si sovrappone per esempio un altro intervento. Perché il Consiglio Comunale, perché la cittadinanza non è coinvolta su dei temi così importanti che invece riguardano la vivibilità e il futuro di questa città? Noi, io ho fatto, dopo 4 anni di battaglia, questa realtà di Villa Deliella si concretizzerà, perché nonostante i detrattori, io sono certa che il governo Musumeci alla fine la porterà a buon fine, e sono convinta che dalla nascita di questo luogo, probabilmente dando prova con i fatti che le cose possono cambiare, magari con una speranza ma anche una sincera convincimento, che questa città vedrà tante iniziative importanti. Dottoressa, lei appunto ha parlato di questa città, siamo quasi agli sgoccioli della fine dell'ennesimo mandato di Orlando, insomma, cosa rimane? Eterno. Ieri facciamo un conto con il dottore, sono 36 anni, sì. 36 anni, insomma. Era orlandiano e 36. Addirittura 41 da quando faceva il consigliere comunale, per la verità. Beh, io dico che di ciò che è stato c'è del buono e c'è del non buono, perché è chiaro che guardandolo poi con il distacco del tempo lo potremmo dire ancora di più. Oggi viviamo una situazione drammatica, una città che è veramente lasciata allo sbando definitivamente, questa è forse qualcosa che questa città non meritava da chi come Orlando ha avuto tanto da questa città. E questa è l'amarezza più grande che devo dire da palermitana, io diciamo, ecco, sottolineo. Oggi siamo pronti ad alto, al nuovo. Se Orlando fosse generoso nei confronti di questa città e volesse bene a questa città, farebbe il passo indietro e darebbe oggi la possibilità agli elettori di poter dare, ecco, di nuovo la parola a loro nella scelta di un sindaco il più appropriato possibile, anche se è chiaro che ci lascia un'eredità pesantissima dal punto di vista dei conti. Il comune di Palermo è messo davvero male, le società partecipate del comune di Palermo vivono una crisi mai avuta a questi livelli. Ovviamente la capacità di attrarre anche finanziamenti è molto ridotta, perché purtroppo non c'è stata un'adeguata né formazione né turnover di quello che è il personale che dovrebbe essere dedicato alla progettazione, e quindi la grande sfida del recovery fund mi preoccupa, perché è chiaro che poi chi saranno i paesi maggiormente agevolati? Coloro i quali si faranno trovare pronti all'appuntamento con progettazioni non stati di fattibilità, studi di fattibilità, ma proprio progetti esecutivi, progetti che possano subito essere finanziati. E questo è un grossissimo tema, ecco perché il tempo è tiranno. Io sono dell'avviso e sono la fautrice dell'idea che a ottobre, se la pandemia ce lo consentisse, io sarei dell'avviso che sarebbe opportuno andare a votare, perché anche un mese, 2 mesi, 3 mesi ci consentirebbero di creare quelle condizioni proprio per aggredire in maniera ovviamente fattuale i progetti che appunto che verranno fuori dal recovery fund. Senza una progettazione adeguata le amministrazioni non sono capaci di intercettare quelle somme, ecco perché sarebbe necessario farlo subito, perché questa è una città che ha bisogno di tutto. Non ultimo, dico, abbiamo visto persino l'impietoso scenario del cimitero. Pensare che oggi debba diventare un fattore eccezionale trovare la sepoltura ai morti in una città come la nostra, sinceramente veramente fa rabbrividire. Allora, ti volevo chiedere proprio sul degrado, perché ho notato che la parola degrado è quella che sintetizza meglio il sentimento in questo momento che hanno i cittadini per l'Italia quando guardano la città. Volevo sottolineare una cosa: tu abiti nei pressi di Via Libertà, su Via Libertà, il marciapiede di Via Libertà, cioè la via principale della città, la vetrina della città. Mi ha impressionato molto il tratto, soprattutto, che c'è davanti alla casa del Presidente della Repubblica Italiana, cioè della massima istituzione dello Stato, è in uno stato comatoso. Come si arriva a questo livello di incuria, di non manutenzione? Cioè, cosa è crollato nella macchina comunale, non solo nell'aspetto apicale dell'indirizzo politico, però nella macchina comunale, per far sì che nulla è più tenuto insieme, nulla è più raccattato con immondizia, per esempio, nulla è più manutenzionato? Allora, innanzitutto io devo dire che è ovvio che la vetrina di Palermo, le strade più in vista del centro città, sono diciamo piene di immondizia, ma io vi inviterei a fare un giro così molto rapido rispetto alle periferie, che sono diventate delle discariche. Abbiamo fatto dei servizi a Brancaccio, soprattutto. Esatto. A Brancaccio c'è una via proprio che chilometri consecutivi di immondizia. E siccome lì purtroppo come dire, il clamore della stampa non spesso arriva, allora vi posso anche dire che con franchezza dove c'è degrado non soltanto
economico, ma cioè, anche tu culturale. Tu vuoi dire che in questo momento è un degrado democratico comunque? No, non è democratico, perché purtroppo le periferie, che proprio erano oggetto all'ordine del giorno del famoso decentramento che Orlando da 35 anni continua a dire essere stato il suo cavallo di battaglia, invece è proprio esattamente la dimostrazione del fatto che... Fu il suo primo incarico, fu assessore al decentramento. Le periferie sono quelle che invece sono invece emblematiche, perché a fronte di sicuramente di una situazione poco decorosa del centro città, le periferie sono delle discariche a cielo aperto. Questo significa aver abbandonato veramente la città. È chiaro che tutti coloro i quali sono parte in causa, a partire dalle società partecipate, che vivono una situazione non di precarietà ma anche di più, il fatto che comunque anche all'interno dell'amministrazione del comparto dirigenziale del comune sia molto demotivato, perché la demotivazione del personale ovviamente c'è tutta. Tutto il coacervo di queste cose ha condotto la città a uno stato di baratro. Io però dico che di contro c'è anche un aspetto che dobbiamo valutare. Quando dal governo nazionale, il governo regionale, le istanze che un sindaco porta non sono quelle legate al decoro, alla pulizia, alla battaglia per poter avere per esempio i soldi per la settima vasca, le risorse della settima vasca che ancora giace del tutto nel dimenticatoio. Quando risorse appostate personalmente da me a favore di Bellolampo per far fronte alle emergenze, proprio quando, vi ricorderete tutti, quando c'è stata l'emergenza per cui non si raccoglieva, c'era lì il pianale di Bellolampo invaso da rifiuti. Interventi normativi come quello di cui sono stata protagonista, 7 milioni di euro, oggi non sono oggetto di trasferimento da parte della Regione allo Stato, al Comune. Allora le battaglie sarebbero dovute essere in questo senso, ecco perché il degrado si unisce al degrado. Perché invece, ecco, magari di contro vediamo l'interessamento del sindaco rispetto al centro direzionale, di cui non si è mai parlato e non si è mai discusso. Si parla della manifattura tabacchi, perfetto, bellissimo progetto, che però viene pattuito o discusso a Roma con il Ministero dei Beni Culturali, mentre per esempio già c'è l'itinere in un altro finanziamento. Allora, il problema del degrado è dovuto all'incuria di chi soprattutto ha la responsabilità, perché se ci si batte per le emergenze, prima o poi il primo cittadino di una città che è la quinta città d'Italia non può non essere ascoltato. Il problema è quali temi si pongono sopra il tavolo. Probabilmente argomenti che non hanno nulla a che vedere con la vivibilità in città. Ed è questa la ragione per la quale oggi noi abbiamo bisogno di un nuovo sindaco, di qualcuno che ricomincia a mettere le priorità. Dottor Vizio, allora, ti volevo far chiedere proprio questo. Hai sottolineato bene l'aspetto della parola priorità. Nell'amministrazione della città uno deve darsi le priorità che siano in sintonia col sentimento dei cittadini, invece con i propri sentimenti, no? Secondo te, noi abbiamo avuto 36 anni di era Orlando, la chiamo era con la parentesi di camarata, ma di fatto l'aspetto della città non è mutata nei 9 anni e mezzo di camarata rispetto all'impianto organizzativo, cioè è rimasta tale quale. Quindi quest'era orlandiana è stata un'era, chiamiamola, di una persona fuori dal normale, eccezionale, lasciando perdere l'eccezione nel positivo e nel negativo, comunque eccezionale. Palermo oggi ha bisogno di un sindaco normale? Secondo me Palermo oggi ha bisogno di forze politiche che sostengono un progetto, che è un'altra cosa. L'idea dell'uomo solo al comando, a mio avviso, è da archiviare. Non ha prodotto gli effetti sperati, non è un elemento di democrazia, non consente, la partecipazione dei migliori alla cosa pubblica, tiene fuori le idee di chi invece ce le ha, e quindi io penso che ci voglia un progetto esecutivo per la città di Palermo che venga condiviso dalle forze politiche che in questa città fanno un'attività in maniera diretta, che vogliono impegnarsi, e soprattutto un approccio da parte dei cittadini, che sono tanti, che oggi si vogliono impegnare in prima persona, che possano rappresentare le istanze, ciascuno per propria parte. È un metodo, ormai da noi un poco in auge, perché si è tutt'oggi. Io invece ritengo un consiglio comunale, per esempio, fatto di soggetti che rappresentano parte della società, sarebbe estremamente qualificante, perché darebbe spessore alle iniziative che ciascuno si intesta in funzione anche delle proprie competenze. La domanda che voglio fare è: il nostro quotidiano sta iniziando una campagna per avere un presidente della Regione Donna o quantomeno un vicepresidente, un presidente della, un vertice istituzionale alto. Quindi chi ci appoggerà in questa cosa?
Assolutamente sì, devo dire che mi fa veramente molto piacere che sia diventato oggetto del dibattito pubblico e vi fa onore questo tipo di campagna, perché se penso a qualche anno fa era veramente impensabile che si potesse addirittura parlare di doppia preferenza nei comuni. Oggi abbiamo una legge che ci consente di avere due preferenze, uomo donna, nei comuni e gli enti locali. Purtroppo ancora questo non è avvenuto in regione. Ci sono diversi disegni di legge, tra cui il mio presentato, proprio perché si possa introdurre un elemento di novità dentro la legge elettorale regionale, no? Che trova oggettivamente ancora degli ostacoli, perché purtroppo questi steccati culturali sono complessi da modificare. Certo, Presidente della Regione Donna sarebbe a mio avviso un segnale fortissimo nei confronti delle tantissime donne che oggi si impegnano e che vogliono impegnarsi. È pur vero che comunque a supporto di tutto questo, che è una politica di genere che io trovo sacrosanta, è elemento basilare di una società che si voglia definire civile, perché si parla di civiltà. Ovviamente potrebbe avere anche delle influenze importanti, perché ecco, stiamo vedendo degli esempi, anche la presidentessa del Presidente della Commissione Europea, figure anche di un certo spessore. Nella stanza dei bottoni non si servono più soltanto gli uomini, e questo è il messaggio che bisogna lanciare, e io ritengo che sia assolutamente corretto. Noi abbiamo varato una norma che modifica appunto lo statuto e che consente, anzi obbliga, il prossimo Presidente della Regione ad avere almeno 4 donne in giunta. E questo, credo che sia anche questo un passaggio importante, perché comunque la certezza che la prossima giunta non sia lasciata alla sensibilità del Presidente rispetto ai ruoli ricoperti da donna, ma che sia un obbligo di legge, indica che comunque il passo è stato modificato. Se poi arriveremo a poter esprimere una figura apicale come un Presidente della Regione, un Presidente dell'Assemblea, un Vicepresidente dell'Assemblea donna, ma voglio anche ricordare per esempio la quinta città d'Italia, Palermo, non ha mai avuto un Presidente del Consiglio donna. Cioè, tutte queste, come dire, gravi mancanze che indicano evidentemente che un problema esiste, nonostante ci siano molti che dicano vabbè, ma cosa cambia? In fondo bisogna dimostrare il merito, vadano avanti i migliori. Beh, non è proprio del tutto così, perché io a fronte di tantissime donne in gamba vedo invece ricoprire ruoli sempre da uomini, magari non sempre, ma dico a volte a fronte di un mediocre uomo si sceglie sempre il mediocre uomo a fronte dell'eccellente donna. È un problema culturale. Io però voglio dire soltanto una cosa: se non creiamo delle politiche di welfare a supporto dell'attività delle donne fuori casa e delle donne che si impegnano sia nella politica ma nelle professioni in genere, sarà sempre più lungo il processo di normalizzazione.